impareremo gli accordi di una bellissima canzone. La versione originale ha più di 50 anni. È stata ripresa nella versione italiana da più gruppi. Il suo titolo è La casa del sole. Questo è il giro di accordi che ora vedremo. Impariamo prima facendo solo delle pennate verso il basso, due per ogni accordo, per capire bene il cambio e quali sono gli accordi. La minore, Do maggiore, Re maggiore, Fa, La minore, Do maggiore, Mi maggiore. E ricomincia. Do. Re. Fa. La minore. Mi. La minore. Mi. Settima. Ecco, il giro è quasi sempre uguale, cambia soltanto il finale quando fa la parte strumentale e diverso invece quando fa la parte cantata. Cambiano solo gli ultimi due accordi, il modo di girare questi due accordi. Vediamo. Introduzione, La minore, Do maggiore, Re maggiore, Fa maggiore, La minore, Mi, La minore, Mi settima, e qui comincia a cantare, La, 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 Do, La, 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 Re, La, 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 Fa, La, Do, La, La, Mi, Mi settima, La, La, La minore, cambiare gli accordi. L'arpeggio invece, che è quello originale interessante, è questo. Ecco, vediamo. La minore comincia dalla quinta corda e si va verso il basso, tutte e cinque le corde in questo modo. Granato, quindi prima il basso, quinta e poi quarta, terza e prima in questo modo, per poi suonare ancora il prima, la seconda e la terza tornando indietro. Col plettro si può andare in giù fino alla prima e poi in su mi cantino il si e la corda del sol. Per Do maggiore, poi Re maggiore, cominciamo dal Re, la quarta corda, e ripete le quattro corde in giù, quindi prima è Re da sole, poi dal Re in giù e le solite tre in su, quindi Re, lo stesso per il Fa, si può prendere o il Fa basso prima e poi dal Fa basso si fa tutto l'accordo di Fa maggiore, poi riprende dalla minore, dalla parte introduttiva dalla minore passa a Mi, mentre invece quando canta dalla minore passa a Do. Quindi adesso facciamo dalla minore quando passa a Mi,
Mi, ancora la minore, Mi, sempre, e poi ricomincia con il canto. Quando diciamo si alza un po' il volume, quindi di questo tipo. Se avete difficoltà per il barré, fare il fa maggiore, c'è un modo bello, che tra l'altro c'è anche una versione così, quindi la minore va bene, do, il re, facciamo un re 9, re nona, mettiamo l'uno sull'A che si trova sul secondo tasto della terza corda, dito 3 sul Fa diesis che è il quarto tasto della quarta corda e il 2 sul Re che si trova sul terzo tasto della seconda corda. Quindi abbiamo questi suoni. Senti che bello questo. Quindi da La minore ricomincio. Poi invece di fare il Fa maggiore col barré si può fare il Fa settima maggiore, cioè il cosiddetto Fa settima più, o meglio, più correttamente, Fa settima eccedente, comunque è questo. Mettiamo il primo dito sul primo tasto della seconda corda, il secondo dito sul secondo tasto della terza corda e il terzo dito sul terzo tasto della quarta corda. Sono tutte in fila. Quindi dal Re 9 al Fa settima più, ricomincia con la minore, poi sono i soldi, Mi maggiore, la minore, e passo via tutto il giro in questo modo, con questa variante, e invece di Re maggiore, Fa maggiore, facciamo Re 9, Re nona e Fa 7 più. Il più sta come settima maggiore oppure settima eccedente. Yeah.
divertimento!